battendo anche in una partita clamorosa 4-3 il Real Madrid al Bernabeu. Quella è stata la partita dell'anno per la Sociedad, secondo me. E quindi ora, dal prossimo anno, affronterà questa finale tutta basca con l'Athletic Club, questo derby tutto basco, vedremo chi avrà la meglio. Non varrà il posto in Europa, però è un bel traguardo per la Sociedad che è solo la seconda finale della propria storia di Coppa del Re per loro. 6,5 anche all'Osasuna, che io ritengo l'altra sorpresa insieme a Granada in stagione. L'altra neopromossa che ha superato i 50 punti, appunto. È un gruppo guidato da un altro allenatore spagnolo che si chiama Iagobo Arrasate. E appunto, senza top player, questa squadra è riuscita a fare grandi risultati, ecco. E ha scavalcato squadre come il Valencia e è stata un po' la bestiamina del Barça, si può dire anche, perché ha fatto 2-2 a Estadar e poi 1-2 a Camp Nou nella partita che consegnato matematicamente la Liga Real Madrid, ecco. Quindi sta anche questa bestia nera, ecco. E il giocatore più di spicco è stato Chimy Ávila, il bomber che è argentino, che stava andando bene fino a gennaio, poi purtroppo si è rotto il crociato e ha finito la stagione lì. E si parlava anche di interessamento del Barça per lui nel momento in cui Suarez si era fatto male, perché appunto lui è di Rosario come Messi, poteva far sfruttare questa cosa. Alla fine, appunto, ha avuto questo infortunio e non ha potuto realizzare magari quello che sarebbe stato un sogno per lui. E quindi il Getafe pure bene, il Levante pure 6,5, perché io il Levante lo paragono al Bologna in Serie A, a parte che hanno gli stessi colori appunto societari, perché sono due squadre che per chi le affronta sono sempre un pericolo, che magari, cioè il Levante appunto si è salvato in anticipo, quindi nell'ultima partita non aveva nessun obiettivo, però se le è giocate comunque le partite, è andato a strappare punti a Valencia, a Sevilla, alla Sociedad, quindi onore a loro che hanno lottato fino alla fine pur non avendo più obiettivi. 6,5 ho messo anche al Valladolid, che è un'altra squadra che l'anno scorso si è salvata, arrivata a sedicesimo con difficoltà, quest'anno è andata meglio. Per me Valladolid è un bel progetto, la squadra che ha comprato Ronaldo nel 2018, Ronaldo il fenomeno, è un progetto che sta crescendo piano piano, perché quest'anno è arrivata una salvezza tranquilla. Per me ho visto un'ottima solidità difensiva da parte di questa squadra, è tipo la sesta difesa meno battuta del campionato con 43 reti, e ha costretto al pareggio Real Atletico Madrid, e ora hanno, come primo colpo della stagione, hanno fatto Fabian Orellana, che è un gran coso, come uno dei miei reali degli ultimi anni in Liga, quindi sì. Piano piano cresce, secondo me nel giro di 2 anni potrà lottare per l'Europa League questa squadra, buon per loro. E arriviamo al Barça, è la squadra che mi ha messo più in difficoltà sinceramente, perché ero indeciso sul voto da mettere. Alla fine io ho optato per un 6, una sufficienza sentita, da altre parti ho visto l'insufficienza, però non mi sono sentito di darla, perché è vero che tante cose non sono andate bene. È stato l'esonero di un allenatore in corso dopo 17 anni. Ci sono stati problemi di comunicazione tra società e allenatori della squadra. C'è stato lo scarso rendimento in trasferta, un settimana che non è mai entrato nel cuore della squadra. Però, d'altra parte, ci sono state anche qualche nota positiva, c'è stata, ecco, pure. C'è un Messi che non fallisce mai, è sempre il trascinatore, quello che porta la croce. Ha vinto il Pichichi per la settima volta di fila, record nella storia. E ha fatto il record di assist in una stagione con 21. Poi c'è stato comunque Vidal che ha retto un po' il centrocampo nel finale, un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere e si è dimostrato da Barça. E poi comunque ci sono stati giovani lanciati che sono andati bene, ecco, Ansu Fati e Riqui Puig tra tutti. Ansu Fati la prima stagione da in prima squadra, la professionista, ha chiuso con 7 gol in Liga, non in Champions League, un impatto devastante per questo 2002, ed è solo l'inizio per lui, posso migliorare, ecco, posso migliorare, questo ragazzo ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più forti al mondo nei prossimi anni, sicuramente. Riqui Puig invece nella parte finale è stato il punto fermo del centrocampo, l'ultima partita con l'Alavés, il 5-0, ha fornito anche 2 assist, è cresciuto di partita in partita, è cresciuto molto. Quindi veramente molto bene. E poi c'è stato un Suarez eroico,
diciamo di alti e bassi, complice anche l'infortunio che ha avuto a gennaio, è tornato, ha ripreso a segnare, però si è visto che non è ancora il Suarez che conoscevamo prima, ecco. Un Griezmann che è stato molto, si è trovato molto come un pesce fuor d'acqua, e poi nel finale, nelle ultime partite, col 4-3-1-2 aveva aggiustato il tiro, aveva ripreso a giocare bene, e si è infortunato, ha finito la stagione due giornate prima. E poi ovviamente la difesa, diciamo, è la nota più negativa, perché ha preso 38 gol, un gol a partita. Probabilmente se non fosse stato per Ter Stegen avrebbe preso ancora di più, e lui è l'unico che si salva, secondo me, insieme all'Englet della difesa, per il resto non salverei nessuno. Però ecco, ci sono tutte queste considerazioni che ho fatto, alla fine mi hanno portato a mettere un 6 e non un 5 magari. Benissimo, scusa Roberto, ma dobbiamo dare la linea a Giusy. Giusy, che succede? Succede che il Barça B ha vinto ai calci di rigore contro il Badajoz 5-3 e adesso è finale playoff per accedere in Serie B. Una partita difficile, alla fine sono riuscita a trovare anche lo streaming proprio per i calci di rigore, partita che forse il Barça B non meritava neanche, perché sentivo la telecronaca, molte occasioni per il Badajoz, ma alla fine ha sbagliato proprio il capitano del Badajoz al primo calcio di rigore, il Barça B perfetti tutti e cinque i rigoristi ed è finale. Grandissimo Barça B, grandissimo comunque García Pimienta, che ricordiamo non ha neanche Ricky Puig e Ansu Fati, sono due giocatori chiave. Esattamente. Quindi 11 giocatori del Juvenil nella spedizione in Andalusia. E molti che non avevano neanche già debuttato, quindi erano proprio giocatori armi. Senza esperienza, alle prime armi. Quindi bravissimo, bravissimo García Pimienta. È come se una squadra italiana stesse giocando i playoff dalla Serie C alla Serie B con 11 giocatori, diciamo, della sua rosa ristretta per queste playoff della squadra primavera. Questa è la spiegazione all'italiana di quello che sta accadendo, il merito di questo allenatore che sta facendo veramente tanto tanto bene. Roberto, io penso che è abbastanza condivisibile anche inoltre Iñaki Peña ha fermato il primo rigore, l'ha fermato pure. Iñaki Peña è un buon portiere. Anche appunto nel ragionamento finale che facevi sul Barça, io una cosa volevo puntualizzare in quello che tu c'hai nel pagellone che tu ci hai dato. Io in questa Liga, al di là delle prime due di Real Madrid e Barça, che ne parliamo tanto, è giusto, come hai fatto tu, dare veramente una nota importante sia al Granada che al Villarreal. Il Villarreal, secondo te, lo dicevi durante il pagellone, con l'arrivo di Unai Emery e il tentativo della proprietà di fare il salto di qualità l'anno prossimo? Sì, assolutamente, perché Emery è un profilo internazionale, cioè, come ho detto, colui che compra per lui, tra Europa League di fila. Ha allenato il Paris Saint-Germain, ha allenato l'Arsenal, non è andata benissimo lì a Londra, però Emery è un allenatore da top club e l'ha preso Villarreal, che è una squadra che comunque non è mai considerata tra i top club in Spagna. Quindi veramente, secondo me, sia Villarreal che Sevilla, come ho detto, che è l'altra squadra comunque in crescita, quest'anno ha conquistato la Champions, sono quelle che il prossimo anno, ovvio, non possono lottare per la Liga, però saranno lì per il terzo posto, sicuramente. Senti, il Granada invece come pensi che possa affrontare l'Europa? Certo, è una squadra che non ha una struttura per arrivare fino in fondo, però abbiamo visto che proprio l'Espagnol, anche se è retrocesso, non ha fatto un buonissimo. Poi l'Europa League è un po' strana, no? Nelle prime quattro italiane, insomma, la Lazio è uscita ai primi turni, mentre l'Espagnol, che è retrocessa, è andata avanti, quindi poi è un po' strana fino alle eliminatorie l'Europa League. Granada, secondo te, come l'affronterà? Non credo che possa permettersi un mercato per migliorare questo risultato. No, fai conto che quest'anno, l'estate scorsa, ha speso 9 milioni per il mercato,
ha preso il soldato, è arrivato gratis, ha pagato la più costosa, è stato Darwin Matis, ex Udinese, e quindi sì, non spenderà molto, però non deve neanche commettere l'errore di pensare che con questa squadra possa cioè agilmente superare i preliminari, ecco. Per me non deve fare l'errore di tante squadre che aspettano come vanno i preliminari per fare il mercato. Se deve fare il mercato deve farlo, diciamo, nell'immediato, ecco. Perché poi secondo me è troppo tardi. Io prendo l'esempio del Torino, per esempio. Il Torino, sì, l'estate scorsa ha fatto quel ragionamento, ha fatto i preliminari, ha fatto col Wolverhampton, non era all'altezza del Wolverhampton, che è una squadra che quest'anno è quinta, sesta in Premier League, nel campionato più competitivo del mondo. E quindi ha aspettato che passasse a gironi per fare il mercato, è stato quello l'errore secondo me della società. Quindi per me il Milan dovrebbe commettere questo errore, però ha una struttura, ecco, e questo mi fa ben sperare per loro, una buona struttura come si è visto quest'anno, sono molto organizzati, cioè ora ovviamente vanno a perdere, come ha detto Carlos Fernandez, che è stata la stella quest'anno, e però gli altri comunque rimangono e vedremo come affronteranno l'Europa. Senti, se vuoi poi sì, continuo col pagellone. No, scusa, pensavo che era finito. Vai, certo, no, per questo ti facevo le domande su questa. No, certo, finisci, allora me le tengo, no, per la fine. Mi sono fermato un attimo per prendere fiato, ecco. Ah, ecco, ok, benissimo. Allora, no, eravamo rimasti ovviamente al Barça, sì, e poi avevo messo Leibar, ho messo 6 a Leibar, perché ogni anno questa squadra è data come retrocessa sicura e ogni anno si salva. Per il settimo anno farà la Liga, e quindi un risultato straordinario per questa squadra che è arrivata per la prima volta in Liga nel 2014 e non l'ha più abbandonata. Ecco, parliamo di una squadra che rappresenta un paese di circa 27.000 persone e che ha lo stadio con minor capienza dei 5 principali campionati europei, perché l'Ipurro è veramente piccolo. Però ogni anno riescono a puntarla grazie anche a Mendlibar, che è uno dei cani della Liga in panchina, e gli rimangono due per arrivare a 400 in Liga, quindi anche quest'anno ce l'hanno fatto. Ora hanno venuto Orellana al Valladolid, però sicuramente si sapranno rifare, ecco. E l'ho messo anche a due squadre che sono retrocesse, un po' a sorpresa, ecco, perché allora il Leganés, perché per quello che ha fatto vedere nel finale, perché è vero, il Leganés non aveva la squadra per salvarsi, però ha tentato fino alla fine di farlo, a momenti ci riusciva con Real Madrid, ci sono capitate tre occasioni nette contro appunto i Blancos, e se buttava dentro almeno una di quelle nel finale sarebbe stato salvo a discapito del Celta Vigo. E il Leganés, che bisogna dire ha perso poi i suoi due uomini migliori a gennaio, perché appunto Nesiri è stato comprato da Sevilla, Bright White è stato comprato dal Barça, e quindi si è ritrovato così col cervino in mano. C'è stato Oscar Rodriguez, il giovane del Real Madrid, che ha portato avanti la squadra, ha fatto questa punizione, solo Messi ne ha fatti di più con 5, e quindi ha retrocesso, però con a testa alta, come dico io. E tornano in seconda divisione dopo 4 stagioni, però ci sta, comunque la squadra non era per la salvezza. Ho messo seppure al Mallorca, nonostante tutto, perché secondo me ha meritato la retrocessione meno di altre squadre che si sono salvate poi, di cui poi arriverò a parlare. Ha fatto delle buone cose, perché comunque c'è Vicente Moreno, allenatore, che sto leggendo che ha ricercato da qualche squadra di Liga, appunto sempre di bassa classifica, e questo vuol dire che ha fatto un buon lavoro, comunque è stato apprezzato. Budimir ha fatto 13 gol, Takefusa Kubo ha mostrato la prima stagione in Liga di saperci stare e di poter stare in una squadra medio piccola di Liga, e quindi poi hanno scritto un pezzo di storia, comunque, perché hanno fatto debuttare Luca Romero a 15 anni, il giovane è il giocatore più giovane della storia della Liga a debuttare. Quindi il Mallorca alla fine e Leganés sì, retrocedono ma a testa alta, ecco, l'ho messo un po' così. 5,5, porto per 5,5, l'Atletic Club, 5,5, e che è difficile da spiegare perché per la terza stagione di fila questa squadra non faccia le coppe, perché i numeri dicono altro, i numeri difensivi sono da Champions League secondo me, perché ha preso veramente, comunque alla fine è stata una delle migliori difese, soprattutto in casa è stato un fortino il San Mamés, e Unai Simón, il portiere rivelazione dell'anno per me, andrà sicuramente a giocare in una big, se non quest'anno il prossimo.
davanti a Raul Garcia, se l'ha inventato Bomber con 15 reti, il suo miglior score di sempre in una stagione di Liga.